Ciao ragazzi, benvenuti nel canale Gameplays 1973 Channel. Un saluto dal vostro amico Salvo. In questa videoclip parliamo un po' del gioco Borderlands 3. Ho delle notizie da dirvi, ma in più vi dirò io cosa farò sul gioco Borderlands 3 quando ci potremo giocare tra 52 giorni, perché ormai non manca tanto. Vi volevo dire un po' come ho in mente di fare la partita. Quindi ne approfitto in questa videoclip in primis per darvi un annuncio importante, che Borderlands 3 parteciperà al Gamescom 2019. Io allegherò il link sotto nei commenti, così voi potete leggervi la notizia. E in più vi dico che faranno vedere l'ultimo personaggio Flak, faranno vedere le sue abilità, quindi mi raccomando non perdetevelo, inizia il 20 agosto. E niente, tutto qua. Parliamo del gioco, ragazzi. Allora, in questa videoclip, parlando con i miei iscritti e non, in primis ho delle domande da farvi, quindi avrei piacere se voi potreste commentare, ragazzi. Prima cosa è chiedervi dove trasmettere il gioco. Come voi ben sapete, io avevo pubblicato un video sul mio canale dove avevo attivato l'applicazione del gioco Borderlands 3 su Twitch, dove si può scaricare il loot che io trovo, quindi l'avevo già comunicato, oppure se volete che trasmetta su YouTube, ma su YouTube l'applicazione lì non funziona, ma si può fare in un altro modo. Chi è che mi è amico nella lista amici PlayStation e io ho il loot che non mi serve, tipo un loot leggendario che era mai per me è diventato di potenza inutilizzabile, posso rivenderlo, posso mandarlo a qualcuno di voi tramite posta sul gioco, perché lo posso condividere con voi tramite messaggio a chi ha il gioco, quindi potrei fare anche in questo modo. Quindi è questa la prima domanda, volevo sapere dove trasmettere il gioco, o su Twitch o su YouTube, quindi scrivete nei commenti e fatemi sapere. La seconda cosa, quale personaggio con cui iniziare? Tempo fa mi sono arrivati un paio di messaggi che mi dicevano di iniziare con Amara e altri mi dicevano di iniziare con Moze, la ragazzina che guida il robottone gigante. Allora ragazzi, io vorrei che voi commentaste, ditemi con quale personaggio volete che io inizi, però io vi dico la verità. Io ho già avuto modo di vedere tutti e quattro i personaggi e tutti i rami abilità, quindi io già so tutte le action skill dei quattro personaggi. In più rispondo sempre a una domanda che mi è stata fatta: ci sarà un personaggio in stile Gunsurfer su Borderlands 3? La mia risposta è no, non c'è. Non c'è un personaggio così forte come nel 2 che ti permette di poter fare tutto o quasi tutto. Sul 3 non c'è, ragazzi. Però i quattro personaggi sono veramente forti, il ramo abilità di ognuno di loro è veramente tosto, quindi dipende da voi come lo sistemate, il giocatore, ma vi posso dire che tutti e quattro sono veramente tosti. Detto ciò, parliamo di come io porterò la storia sul mio canale, quando mi direte dove trasmetterlo. Quello che farò è questo, ragazzi. Essendo che è una partita in game, perché all'inizio si inizia in game, io il gioco non lo conosco, quindi ne approfitterò. In primis, penso che sia la domanda di tutti quanti, è capire se c'è un continuo. Quindi noi finiremo il gioco, io lo esplorerò tutto, mi esplorerò la mappa, cercherò di scoprire segreti, estere che quant'altro, quindi me lo giocherò in tutta calma, senza avere nessuna fretta, perché io il gioco me lo voglio gustare. Una volta scoperto se ci sarà un finale o no, poi quando passerò al livello successivo, cioè a vero cacciatore, io poi aprirò la partita, la farò pubblica e chi vorrà giocare con me lo potrà fare benissimo, si potrà imbucare come e quando vuole. Quindi è questo che ci tenevo a dirvi. Quindi fatemi sapere, ragazzi, io aspetto di leggere i vostri messaggi per chi mi voglia rispondere. Per carità di Dio,
Io, come voi ben sapete, sono sempre felice di rispondere ai vostri messaggi. Se voi volete partecipare a questo mio piccolo sondaggio, quindi vi chiedo di condividere questo video, di lasciare un bel pollice all'insù sul canale per sostenermi. Come sempre io vi ringrazio e, come dico sempre, ci becchiamo in diretta live, ragazzi. Io un'altra cosa in più, vi consiglio vivamente di iscrivervi qua al canale della Gearbox su Borderlands 3. Di crearvi un canale Shift, è veramente gratis, perché sul programma qua Insider, ragazzi, c'è parecchia roba che vi può interessare. Ci sono ricchi premi che danno, chiavi e loot, quindi vi consiglio di iscrivervi. Cioè, io già con i premi che ho già ricevuto una maschera del mio personaggio, ho già un'arma leggendaria. E in più sto accumulando i vari punti per poi prendermi altra roba. Era questo che vi volevo dire, ragazzi, quindi aspetto di leggere i vostri commenti, fatemi sapere. Quindi ora io vi saluto, ciao, alla prossima, ragazzi.